La Repubblica Popolare di Donetsk ed il governo di Kiev hanno raggiunto l'accordo per il cessate il fuoco, in particolare nella zona dell'aeroporto. Le ostilità si sono fermate alle 16 ore italiana. La milizia popolare del Donbass conta di dare il via al riposizionamento degli armamenti pesanti entro il 10 dicembre. La Banca Nazionale Ucraina ha promulgato il 1 dicembre una legge che impone restrizioni alla massima somma di denaro prelevabile. Il tetto massimo imposto è pari all'equivalente di 1.000 euro giornalieri. Sono stati introdotti limiti anche relativamente alla vendita di valuta estera o di metalli preziosi. Per queste operazioni non sarà possibile superare i 200 euro giornalieri. L'Europa ci aiuterà, è stato il commento degli analisti a riguardo. Queste disposizioni entreranno in vigore a partire dal 3 dicembre. Nel frattempo, la portavoce della Commissione europea sui temi dell'energia e della sostenibilità ambientale ha dichiarato che non sussistono le basi legali per pensare ad un risarcimento alla Bulgaria dopo la decisione da parte russa di annullare la costruzione del gasdotto South Stream. Ricordiamo che proprio la Bulgaria doveva essere uno dei paesi attraversati dall'infrastruttura energetica. Gli operai, i dottori e gli insegnanti non sono gli unici a protestare in Francia. Alcuni imprenditori, infatti, hanno indetto manifestazioni per protestare contro i vincoli sul mercato del lavoro che, a loro dire, sarebbero troppo stringenti. Le dimostrazioni hanno avuto luogo a Parigi, Tolosa e Marsiglia ed hanno visto la partecipazione di circa 10.000 piccoli imprenditori. La polizia parigina, da parte sua, ha stimato il numero dei partecipanti in circa 2.200. I manifestanti hanno dichiarato che le politiche economiche stanno soffocando il loro lavoro da ormai 30 anni. Le loro proteste sono incentrate su diversi temi, tra cui le difficili condizioni lavorative, il minimo lavorativo di 24 ore settimanali per i contratti part-time e le tasse elevate che starebbero affossando le loro imprese. Il portavoce del ministro degli esteri russo, Aleksandr Lukashevich, ha affermato oggi che la coalizione internazionale non ha alcuna speranza di vittoria contro l'ISIS, a meno di accettare un'ampia collaborazione finalizzata a questo obiettivo con il governo siriano. Subscribe to our channel to receive up-to-date information on the situation in Ukraine and current geopolitical events in Europe.